Le malattie professionali, gli infortuni sui luoghi di lavoro, rappresentano anche in Abruzzo le voci che incidono maggiormente sui costi sociali e quanto ha sottolineato tra l'altro stamani a Pescara la segretaria confederale della UIL e responsabile nazionale del servizio politiche del sociale, Silvana Roseto. Rimangono critiche chiaramente, quelle sono i settori dell'edilizia, ma anche dell'agricoltura, quelle di altri servizi, pensiamo a tutte le polveri sottili per esempio, delle falegnamerie, eccetera. Quindi è chiaro che ci sono dei livelli che vanno attenzionati, soprattutto in questi ambiti, quindi cercando, ripeto, attraverso la prevenzione, attraverso la formazione e l'informazione anche ai lavoratori stessi, di metterli in guardia sull'utilizzo anche corretto degli strumenti e degli ausili. Ma poi soprattutto, secondo me, va anche individuato un nuovo modello anche, diciamo, di attenzione da parte dei medici competenti, della sorveglianza sanitaria, insomma, per, ripeto, monitorare e vagliare quelle possono essere l'insorgere anche di nuove patologie. Assessore Paolucci, il mondo sindacale si interroga sulle malattie professionali e si confronta. La Regione Abruzzo che strumenti ha a disposizione per poter intervenire in questo settore? Ha due ambiti di intervento. Intanto quello della riabilitazione, ovvero quando purtroppo il tutto è avvenuto, e da questo punto di vista noi abbiamo recuperato anche il tempo perso, perché abbiamo stretto con l'INAIL una convenzione che permette prestazioni aggiuntive per quanto riguarda l'aspetto riabilitativo, ovviamente post-traumatico, post-evento sfavorevole. E poi c'è l'altro ambito di intervento, che è quello sul quale ci concentreremo anche in questa giornata di lavori insieme al sindacato, insieme alla UIL, attorno al grande ruolo della prevenzione, perché da questo punto di vista ci sono dei significativi dati da far emergere, un monitoraggio da portare avanti e attività di informazione e di prevenzione collegate a queste realtà che debbono essere contestualizzate, perché non ancora, tra l'altro, emerge tutta la correlazione tra quello che è l'evento sfavorevole di una malattia, molto spesso legato di tipo muscoloscheletrico, rispetto al lavoro stesso. Pertanto io credo che stiamo lavorando, abbiamo approvato il piano regionale della prevenzione, sostanzialmente coerente con il piano nazionale della prevenzione.